Domenica 20 dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15 i toscani eleggono il presidente della giunta regionale e il consiglio regionale. Votano i cittadini italiani residenti in Toscana. Le elettrici e gli elettori devono rispettare tutte le misure di sicurezza sanitaria previste e seguire le indicazioni che saranno fornite prima e durante le operazioni di voto. La scheda di colore arancione contiene i nomi dei candidati presidente, i simboli delle liste collegate e i nomi dei candidati consiglieri. Per eleggere il presidente si può votare un candidato presidente ed una lista ad esso collegata. Votare solo per uno dei candidati presidente. Votare solo una lista. In tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente ad essa collegato. Esprimere un voto disgiunto, ossia votare per un candidato presidente e una lista ad esso non collegata. Vince il candidato presidente che ha ottenuto almeno il 40% dei voti validi. Se questo non accade, dopo 2 settimane si procederà al ballottaggio fra i candidati più votati. Per il consiglio regionale si possono esprimere 1 o 2 voti di preferenza. Se si esprimono 2 preferenze, i voti devono essere espressi per una donna e un uomo o viceversa, pena l'annullamento della seconda preferenza in ordine di lista. Saranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di preferenze.